Buongiorno e benvenuti. Ci troviamo a Roma, a due passi da Montecitorio, dove questa mattina è stato presentato il settimo rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Tra le altre cose, lo studio conferma che le pensioni tenderanno a diminuire nel prossimo decennio, a causa soprattutto dei due stabilizzatori automatici della spesa, e cioè l'adeguamento dell'età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione alla speranza di vita. Come fare dunque per evitare di andare in pensione con un assegno non sufficiente? Ne abbiamo parlato con il professor Gianni Geroldi, ordinario di economia all'Università di Parma e membro del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali. Cosa bisognerebbe fare per rilanciare le adesioni alla previdenza complementare? Allora, gli strumenti per incentivare la previdenza complementare sono essenzialmente di tipo fiscale. Uno è già, secondo me, efficace, molto incidente, ed è quello di come verrà tassato il reddito nel momento in cui si avrà la prestazione a seguito di anni di versamenti contributivi. L'altro è quello di qualcuno, sostiene, ma secondo me non avrebbe una grande efficacia, di alzare leggermente il tetto deducibile. Attualmente sono 5.000 erotti, per portarlo più su, però in quel caso l'incentivazione servirebbe più a chi ha redditi più alti e non tanto ai giovani. L'altra cosa ancora, quella è sicuramente molto discutibile, fu portata tre anni fa, al 26% la tassazione della redditività sui capitali. Si potrebbe cercare di riavvicinarla un po' alle soglie, per esempio, con cui sono trattati i titoli di Stato. Lì siamo al 12,5, là al 26, quindi percorso ce n'è tanto. Dopodiché però c'è da chiedersi alcune cose che sono le più importanti, a mio parere, e oggi sono state anche in parte citate, vale a dire: se un giovane ha un reddito basso e se su quel reddito basso si esercita già una pressione contributiva che, mettendo insieme la quota a carico del datore e del lavoratore, è di un terzo del reddito, è difficile che poi da quello stesso reddito possano venire fuori ulteriori quote da dedicare al risparmio previdenziale. Quindi si può tentare di migliorare la cultura, sollecitare il giovane a prestare il massimo attenzione. Da giovani si pensa poco a come andrà il reddito da anziani, e forse queste cose andrebbero certamente migliorate. Qualcuno dice: passiamo a delle formule più, più cogenti. Qualcuno parla addirittura di trasformarle in un'obbligatorietà o in un default, per cui se non dici di no sei sottoposto al prelievo. Silenzio assenso. Io ho qualche perplessità, perché insomma noi abbiamo già la previdenza obbligatoria, che pesa molto, pesa quasi più di tutti gli altri paesi europei. Aggiungere altri 5-6 punti percentuali a questo vuol dire avvicinarsi al 40% di prelievo contributivo, mi sembra molto. Quindi la scelta dell'opzionalità, secondo me, è la più delicata, insomma, quella meno facile da prendere.